Allora, pronto, mi sente? Eccoci qua. Possiamo Allora, registrare? mi dica. Allora, pronti, attenti, registriamo. Arpad torna sul caso l'impianto a Baciacavallo a Prato, sostenendo che non sia questo impianto il responsabile delle concentrazioni di diossine. Allora, siamo in collegamento con Fausto Barosco, Movimento 5 Stelle di Prato, quindi non c'entra niente Baciacavallo. No, forse non c'entra niente l'ARPAT. Cioè, l'ARPAT ha fatto delle analisi su le emissioni di esaclorobenzene, l'HCB, che non ha nulla a che vedere con diossina e PCB. Ora, dire che loro hanno fatto delle analisi sull'esaclorobenzene, che danno dei risultati negativi. Quindi diciamo dei risultati bassi di emissione bassa, dire che non ci sia un inquinamento da diossina della PCB è sbagliato, cioè, non c'entra niente. La trovo molto pretestuosa e addirittura ridicola. Cioè, non è serio. Un'agenzia regionale seria avrebbe dovuto fare delle altre analisi sul territorio, visto perché qui si sta parlando di delle emissioni che vanno avanti da una trentina d'anni circa, e quindi dire che, perché questo è quello che ha detto ARPAT, i campionamenti fatti su quattro animali, dove su tutti e quattro. Campionamenti fatti in quattro zone diverse, a distanza di 4 anni, quindi anche a livello temporale, non nello stesso periodo, tutti e quattro hanno dei livelli alquanto preoccupanti di diossine, e dire che a prescindere l'impianto va bene e forse è colpa del mangime, forse è colpa di altri inquinati, senza però cercarli. Perché questa è la realtà. Cioè, fare l'analisi su un camino, una, non significa che per 30 anni non è mai stato inquinato. Voi quindi continuate a chiedere che quell'impianto venga chiuso? Se, ma, guardi, purtroppo. E lo dico veramente, purtroppo tutti gli impianti di incenerimento, tutti, hanno dei problemi e creano dei problemi. Tra le altre cose, la cosa molto curiosa di ARPAT, che va a smentire l'ISPRA, l'Istituto Superiore per la Protezione Ambientale, stiamo parlando del Ministero, secondo ARPAT l'ISPRA sbaglia, salvo poi quando gli fa comodo che ha ragione. Allora, secondo l'ISPRA Baciacavallo è la fonte emissiva più importante di esaclorobenzene d'Italia. Ci sono dei dati oggettivi che la mortalità e le malattie che ci sono nella zona di Baciacavallo di Prato Sud, c'è un'incidenza che è superiore al resto della città, chi ci vive lo sa. Bisogna sapere, sicuramente lì c'è una concentrazione di vari fattori, e dire che Baciacavallo non sia l'inceneritore di Baciacavallo, non sia uno di questi, insomma, mi sembra che sia abbastanza ridicolo. Ci sono delle alternative, costano. Sicuramente andare a fare un altro forno inceneritore, che è quella l'intenzione dell'attuale amministrazione e di Gida, che è il gestore di Baciacavallo, per noi è sbagliato. Se ci sono dei soldi, è bene investirli in qualcosa che vada a separare i flussi industriale da quello civile, in modo che si possa fare un trattamento dei fanghi, i fanghi industriali in un modo e quello che viene dal civile in un'altra maniera ancora. La ringrazio, Barosco. Va bene? Arrivederci, A buona lei, giornata. arrivederla.